Leucemia mieloide acuta, che incidenza ha in Italia e quali sono gli standard di cura? Se c'è stato più o meno progresso in questo campo rispetto ai grandi cambi di paradigma che ci sono stati con le CAR-T? Lei ha ragione. Innanzitutto l'incidenza è di circa un caso ogni 10.000 persone, nuovi diagnosi anno. È una patologia complessa, nel senso, anche perché è, nella stragrande maggioranza dei casi è una patologia della cellula staminale, non è una patologia di una cellula già maturata, quindi della cellula staminale, quindi la cellula molto alta nello sviluppo. È una patologia eterogenea, quindi si differenzia in varie forme molto diverse tra di loro, per cui è più difficile rispetto ad altre situazioni trovare un bersaglio unico da colpire con un unico farmaco. Quindi è una sfida maggiore da questo punto di vista. Ci sono però dei suoi sottotipi, la leucemia acuta promielocitica, in cui oggi con una ricerca anche italiana fatta recentemente, guariamo vuol dire curiamo definitivamente il 90% dei pazienti. Questo non è vero per gli altri tipi di leucemia, però anche qui sono stati fatti grandi passi in avanti. Fino a pochi anni fa, per esempio, la leucemia acuta mieloide dell'anziano era uno dei settori, era proprio quello che noi chiamiamo medical need, in cui non erano stati fatti passi avanti clinici significativi. Questo sta cambiando adesso perché nell'ambito di questa malattia sono state individuate diverse alterazioni molecolari che oggi possono essere target, si dice, possono diventare il bersaglio di terapie specifiche e quindi possono colpire direttamente la malattia, anche se non guarirla, però prolungare la sopravvivenza e in altri casi permettere poi interventi radicali di cura. Nel campo delle leucemie mieloidi acute, il grande passo in avanti è stato il trapianto di cellule staminali emopoietiche, che in soggetti giovani e adulti fino ai 60-65 anni permette di curare, guarire, curare vuol dire guarire, una significativa percentuale di pazienti che oggi è sopra il 50%.